Bella Simo, qua dentro comincia a far cardino oggi, eh? Ci batte il sole, chi lo batte sei tu. Allora, oggi in questo video andiamo a mettere. Aspetta, che la rifaccio. Allora, in questo video sì, andiamo a applicare praticamente del materiale sopra questo. Ma che cazzo stai a dire? Ma che ne so, mi si impiscia la lingua e i tonsille qua, mi si... Questa bocca piena di parole, di parole, di parole. Vabbè, dai, bande di ciance. Andiamo a mettere il rivestimento qua sopra. E vado a dare una pulita con l'alcol. Ho preso l'alcol per sgrassarlo. Qui già tutta questa è un po' di bostic che è rimasto di vecchia cosa, ma non si toglie. Perciò vado a passare tutto lo spirito per sgrassarlo e ci andiamo a applicare. È un tessuto, è un tessuto, un imbottitura, un rifoderamento. Però anzi, non te lo faccio vedere adesso, guardate il video e ti faccio vedere mano a mano quello che stiamo a fare. E nel frattempo, visto che tu ti riposi mentre io sto a pulire, iscriviti al canale, sì, no? Non costa mica niente, anzi. È gratis. Sto morì. Praticamente mi sta a battere il sole dentro la cabina, se sta a morire di callo. De fuori però si muore di freddo, cioè, ma io sto dentro col vetro aperto. Allora, ho pulito tutto quanto la situazione, sgrassato tutto quanto per bene, grattato quello che veniva via. E il materiale che andiamo a mettere è un insonorizzante spugnoso. Tutto sommato carino e costa poco, per bed secondo me va bene, va bene. Guarda che ci famo pure al nostro, eh sì? E volevo prima sperimentarlo sul nostro effettivamente, però è capitato quello di Sandro, lo dobbiamo fare, vabbè, proviamo, tanto il materiale avevamo pagato poco. Adesso lo vado a presentare, vedo come va, poi ci buttiamo il Bostik spray e lo vado a incollare. Toccherà fare due fogli perché ovviamente non arrivo fino alla parte opposta, vedi? Però poi nell'aggiunzione penso che alla fine si nota pure poco e si può farsi, che tichi, che tichi, che tichi, che tichi. Oh maro, 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 o
Io sì, l'amore è qualcosa che più ce n'è meglio è, e portate poco diventare musica. Quando io con te, l'amico è, non è ciò che ti porta via, quando si illumina, quando questa malattia, l'amico non è solo da vivere. Da dire che ti avvantaggia parecchio, rompe il cazzo sto mobiletto, poi giriamo intorno, perché vedi, vedi queste scannellature, vedi se vedono, te fanno infilare il tetto dentro e nasconde, insomma, diciamo che fa un po' da tipo il zoccolino. Anzi, che fatica essere uomini, che sarà della mia vita, chi lo sa, so fa tutto, forse niente, da domani, chi lo sa, che sarà, sarà quel che sarà, paese mio che sei sulla collina. Che sarà della mia vita, chi lo sa, so fa tutto, forse niente, e da domani si vedrà, che sarà, sarà quel che sarà, paese mio che stai sulla collina. Mi steso come un vecchio addormentato, ti lascio questa mano e ne solo compagnia.
paese mio ti lascio e vado via. Che sarà? E sì, mi viene da paura, guarda un po', fammo visitarsi, fammo visitare. Oh, sì, è complicata, proprio non è che è complicata, è solo che devi girare intorno alla radio, intorno qua, tu mi dirai smontali, sì, vabbè, potrei pure smontarli, ma insomma riesco a passare, perché la radio per smontarlo è un dito al culo, e cala la sabbia pure, te voglio dire. Però vabbè, sono riuscito a fare, perciò mi butto il silicone spray e il Bostik spray, scusa, super chiaro spray. Bostik spray e vado in colà. Vediamo un po'. Oh, ovviamente famo un pezzo alla volta, non so che risultato c'è poi, che ne so. Dichi, zì, che dichi? Che dichi? Ne abbiamo finito, sì, ne abbiamo finito. Vedi, siamo arrivati qua. Siamo arrivati qua. Che sei, zì, che c'hai qua, zì? E dai, guarda un po' che risultato. Vabbè, ovviamente devo rifilare là. Tru, 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 tru. Qui ci sarà un'aggiunta, ma che tanto manco si vede, ma d'altronde il materiale arriva a sta misura, perciò non è che poi fa niente di niente, no? Guarda che figata, ha cambiato proprio faccia, ha cambiato i mortacci, so che figata. Oh. Che dici, zì, che dici? Ah, lavoro ultimato? Ah, che dici? Qui ci ho messo un pezzettino che è perché mo. Allora, mi stava a tenere il tessuto un po' in tiro, no? Poi stavo a pensare, gliene metto qualche pezzo qua dentro, giusto per non far flette questa, capito? Però non è che serve. Oh, è venuto oh, carino, carino, carino. Oh, mo ci parte il bed nostro, sì. Cala, guarda un po', eh? Adesso. Oh, Gagliardo, sì. Adesso niente, andremo praticamente. Qui si è incollato tutto e lo andremo a fare poi prossimamente anche al nostro The Bed, perché mi piace proprio un casino. E poi questo qua si dovrebbe parecchio praticamente isolare, perciò fa un po' acustico, no? Isola, probabilmente è una cosa più acustica. E credetemi, il bed ce n'ha bisogno di un po' di insonorizzazione. Perciò penso che qui non ci dovrebbe avere grossi problemi di manco d'umidità, perché avendo la mansarda sopra, vedi? Non ci dovrebbe stare manco grossi problemi di umidità, perciò non si dovrebbe ristaccare. Ovviamente è una prova. E se non dovesse andare, ma insomma, il Bostik, oh, se c'era quello prima, ci sarà pure a reggere pure questo, no? Oh, bello, mi piace proprio. Guarda un po'. Wonderful, wonderful. Oh, sì, taccanno qui, dai, questo era un video veloce veloce per farti vedere come se poteva fare questa soluzione super economica. Andiamo da là. La rimessa del cinghiale, il tettino del cinghiale, eh? Che dichi? Oh, ma che dichi? Che dichi? Oh, mazza che bellissimo! Oh, c'ha proprio un bel effetto anche dal vivo, mi devi credere. Lì mo attacca poco, mo sto aspettando che tira un po' il Bostik e poi io ricarzo un po', vedi, è appena appena sceso un pochetto, perché deve tirare un po'. Mo una volta che ha tirato, boh, ricarzo e sta a posto. De là sta tutto quanto, ok, vedi? Beh, dimo che è un po' l'impazzimento perché è un po' una rottura dei coglioni dove lo sa com'ha, dove lo fa, però poi non è difficile montarlo. E c'è pure un bel risultato economico perché sono due pannelletti di cose, una cacciata, costa una cacciata, sì, con pochi soldi da giusti al campera, capito? Sì. Vabbè, sì, e tu mo attaccano qua perché era questo che te volevo far vedere. Spero che il video ti sia piaciuto, ti può essere utile, un'idea per poter fare ovviamente sempre qualche lavoretto al campo, a macchina, quello che può essere, un'idea ingegnosa, economica, rock and roll. E se becchiamo alla prossima, ovviamente metti il like perché penso che me lo sono meritato, insomma, tutto sommato ci possano. Iscriviti al canale se non ti sei iscritto perché vedrai prossimamente altri lavori su Herbert da Ford e Cinghialone da Sandro.
che andremo a, te l'ho detto prima, andremo a, non te lo dico, guardate il video prossimo, bella sì.